non schede, no? Perché legge il titolo Siddhartha e sembra una cosa un po', insomma, rimanesse un po' mattone. Non è vero niente. Abbiamo due tempi in cui il primo tempo dinamicissimo, il cassero dorato, lo sfarzo, coreografie bellissime, insomma musiche dinamicissime, un Siddhartha che entra dopo un quarto d'ora, ma dal momento in cui entra veramente si arricchisce ancora di più il tutto, e poi una seconda parte invece che richiama il libro di Hermanes e quindi il lungo viaggio. Personaggio che mi, soprattutto nella prima parte, in cui mi rispecchio molto, e ho fatto un lavoro, lo sto dicendo spesso, un lavoro molto introspettivo, e sto lavorando molto su di me, e mi sta aiutando sia teatralmente per lo sviluppo, ecco, dell'opera, ma anche quotidianamente mi sta aiutando a conoscere me stesso più a fondo. Prima che io prosegua il mio viaggio, hai trovato la verità, hai trovato la pace. Ci sono dei messaggi fondamentali, importantissimi, che noi trasmettiamo attraverso, insomma, il recitato, la musica, la danza, molto molto forti e profondi, però è spettacolare. Si tratta, si gli hanno parlato molto bene, dunque sai leggere, sai scrivere, componi anche versetti, ma se non serrante e brillante, per cui sfato un po' il nome legato al libro, venite a vederlo, perché non dico che sia tutt'altro, ma ci saranno tantissime sorprese. Se venite a vederlo ve ne accorgerete da soli, quindi vi invitiamo a venire a teatro e a comprare anche un cappellino. Yeah.